Ciao ragazzi di 64, bentornati in un nuovo episodio di Rotto Free Stars. Oggi è il nuovo episodio numero 20, se non erro. Quindi continuiamo, stiamo andando alla grande, direi. Dovrebbe essere uscito già l'episodio 18, se non erro. Deve uscire ancora il 19 che ho registrato nella stessa sessione. Però non... Cioè, non mi... Cioè, l'ho già montato, devo soltanto renderizzarlo e caricarlo. Però vabbè, questo a voi non penso interessi e quindi iniziamo col gioco. Siamo tornati qui, dove sono successe un po' di cose strane in 100 e 150 Cicino. Più tardi magari provo a fare il sand hop quando sono già in prima posizione e ho un po' di vantaggio. Anche perché, boh, mi viene abbastanza normale. Qua proviamo il wall glitch. No, ho fatto l'impennata per sbaglio. Va bene comunque. Allora, sì, non sto facendo le tentacles, quindi non ho un fungo, non rischio la shroomless. Ah sì, devo fare sand hop, vabbè. Allora, ora che sono ufficialmente entrato nel competitivo di Mario Kart, oui. Sì. Era per evitare di stare sulla sabbia tutto. Ok, non è stata molto intelligente come cosa, però... Ok, va bene, buonanotte. Mi sa che devo rifare sta... wow. Mi sa che la devo rifare, però ho voglia di farvi vedere il sand hop. E quindi... Ah, mannaggia. Ok, non so giocare, devo riprendere la mano un attimo. Dai! Ok, non ho mai fatto così schifo. Sicuramente lo devo rifare, però. Ok. Non è giornata. Non riesco a fare nulla. Vabbè, riprovinciamo. Sto dicendo, quel fulmine che ho usato, penso che conti perché alla fine, boh, l'ho usato io. E non sappiamo partire. Ho preso il bordo della roccia. Non voglio farla impennata, mannaggia lui. Perché non riesco a giocare? Perché? Grazie. Non voglio fare la impennata, mannaggia lui. No, oh, non è possibile. Uffa! Concentrati, sai giocare molto meglio di così. Ok, non ci posso fare molto. Wow, neanche con questo non ci posso fare molto. Sentite una bomba, tipo... E ho visto Donkey Kong girare sulla minimappa. Quindi ho l'impressione che Donkey Kong sia stato colpito da una bomba, però non lo so, boh, era in ultima posizione. Funghi. No. No, non dovevi neanche colpirlo. Perché cavolo hai colpito il coso?
Oh, raga, volevo farvi vedere World Glitch, però non, a quanto pare non riesco a farlo oggi. Quindi mi dispiace, niente World Glitch per voi e niente Senhor. Perché l'unica volta che lo stavo facendo seriamente è venuto il fulmine. Ok, adesso invece concentriamoci a vincere questo cavolo di Gran Premio. Perché magari non voglio stare qua tutto il giorno. Autostrada lunare, ho fatto un allenamento intensivo, qualcuno di voi lo saprà. Quindi se non riesco a vincere qua vuol dire che... Ok, non quello che volevo fare, però funziona comunque. Ah, sono in ritardo, wow. E manco tutti i pannelli, uffa. Wow, sono talmente in ritardo che posso passare interno qua. Non c'è nessuno. Ok, quindi questo era il passaggio ottimale. Wow, quella banana era messa proprio perfetta. Oh, questo è un giro un po' meglio. Vabbè, comunque 38, 38,7 non è neanche un bel tempo per un giro. Allora, qua dovrebbe esserci il camion, ok. Ok, qua c'è un altro camion e queste sono le mie banane che mi sono preso da solo, complimenti, eh. Ok, almeno sotto i 2 minuti l'ho fatto. Vabbè, non ho colpito auto, quindi ci sta a fare sotto i 2 minuti. Ok. Passando al castello di Bowser, oggi invece ci troviamo in una situazione un po' stramba. No, non è vero, vabbè, a parte il castello di Bowser è strambo perché chi è che costruisce un castello sulla lava? Vabbè, almeno prendo un oggetto dell'ultimo posto. Che è questo che userò subito perché... Ouch! Ok. Sono quasi colpito da solo in aria. lì non dovevo... Why? Mi fate questo. Sto improvvisando. No, il fungo almeno lasciatemi. Dov'è il primo posto? Ecco. Sento un guscio verde che mi sta preoccupando e non poco. Ok, magari così è un po' meglio. Wow, vai a quel paese, il guscio blu. Questo è quello che volevo fare. Ah, che bello. Quei due funghi sono la cosa peggiore del mondo. Quindi...
Allora, abbiamo un po' di oggetti dietro di noi e Rebu non è molto lontano da me. Cioè, c'è tanta distanza tra me e Rebu quanto Rebu e gli altri. Quindi. Ah, ho sbagliato direzione. Adesso il distacco è diminuito. Non ne vale la pena prendere un oggetto. Come fa Rebu a essermi dietro? E ci sono troppi cough, fib, come volete chiamarli. No, l'ho mancato. Ok, a Rebu è successo qualcosa, a quanto pare. Nice. Lo son pirla. Ok, l'unico sotto i... Wow, sotto i 3 minuti ad aver completato la corsa. Anche se qua il mio record time trials è sotto i 2.30, quindi è comunque un buon record. Ok, Rainbow Road. Dai, su. Vabbè, non ho funghi. È un po' difficile, non volevo lanciare quel verde. È un po' difficile fare il... come si chiama? Il moon jump senza funghi. Anzi, non so neanche se sia possibile, penso di sì. Non mi è venuto una derapata. Un mini turbo dovrei dire. Au, no! Fosse stato poco prima. La doggiata del secolo sarebbe stata. Non abbiamo ancora doggiato un fulmine, per dire. E siamo al 20° episodio. E se dobbiamo finire i 150 cc speculari, gli episodi saranno 32, quindi. E fuori c'è un elicottero! Per quale motivo? Fuori casa mia c'è un elicottero. Mi stanno cercando. Elicottero, te ne puoi andare? Va bene che forse voi non lo sentite, però. A me sinceramente non. Cioè, dà un po' un pochino fastidio anche se sto usando le cuffie, quindi. Grazie. Ultimamente invece parlando di cose aeree a sto punto. Ultimamente sopra casa mia sta passando un tizio col deltaplano motore. No, col parapendio motore, scusate. Che è, cioè, non so perché. Però contento lui. Sì, è una cosa un po' strana. Sinceramente non avevo mai visto nessuno con parapendio motore. Avevo visto il deltaplano motore. Ma vabbè. Abbiamo toccato i 100 fulmini, mi sa di sì. Ok, comunque questa Rainbow Road non è andata poi così male. Pensavo peggio. Bella. Wow, Wario è molto indietro, io stavo quasi doppiando Koopa. 39 secondi di vantaggio. 38, 39, non so. Nabu! Laghino, non lagare. Oli! Così posso chiudere questo episodio. Ora posso giocare con Daisy, grazie. Ok. Ora posso giocare con Scalo Bowser. Ok. Bene, abbiamo sbloccato Daisy e Scalo Bowser. Quindi prossima volta magari possiamo usare uno di loro due. Può darsi. Sì.
potremmo usare Daisy o Scrivosa la prossima volta. Quindi ci vediamo la prossima volta, il prossimo episodio, e grazie per aver visto questo. Il prossimo, alla prossima, ciao prossimo. Arrivederci!